pizza a la parrilla al estilo argentino. Benvenuti, cominciamo la nostra preparazione dell'impasto con il lievito, i cubetti e con l'acqua tiepida. Mettiamo la farina, in questo caso faremo 2 kg di farina con 2 farine diverse qua che si trovano in Spagna. Il sale. Ecco l'impasto. La lavoriamo ancora. Così si facevano i nonni, vero? Questi sono i diversi sapori che possiamo trovare qua in Spagna. Cercheremo di fare una pizza il più possibile. Si trova questa mozzarella, si trova qualche mozzarella di bufala anche. Però in genere la faremo con questo formaggio mischiato con il formaggio buono. Ok, l'impasto sembra pronto. Accensione del fuoco, perché queste pizze le faremo qua, sulla griglia. Niente forno. La margherita è pronta. Cominciamo la preparazione dell'altra. Vediamo adesso che mettiamo. Però la base del pomodoro sempre c'è, quindi. E via al provolone. Puro provolone italiano. Adesso un pochino di burrata, tanto perché ci sia rimasto un pochino poca quantità di provolone, quindi si mischia un po' per fare la base un pochino più sostanziosa. E per ultimo mettiamo un pochino di cipolla, la cipollina proprio quella piccola, la più saporita. Ecco come è venuta la pizza alla griglia. Questa è una pizza tipica argentina che è di jamón y morrones, jamón de York y morrones, morrones asados. Jamón cocido, no? Jamón cocido, sì, jamón cocido. La base di margherita con margherita 4 formaggi in pratica e dopo uovo. Una de las mejores pizzas que me he comido en mi vida, a la parrilla, buenísimas, estilo argentino. Un comentario final para estas pizzas y este video. La puta, qué pizzas.